Arriva nel tardo pomeriggio Riccardo Muti per le prove con i 47 giovani dell'orchestra Cherubini. Un'occhiata al teatro restaurato dai privati dopo 25 anni di chiusura, poi sottolinea ogni passaggio della Sinfonia di Mercadante, che fa parte dell'opera buffa I due Figaro, recentemente riscoperta e riportata in teatro, proprio da lui. All'attesissima serata si accede per invito, riservato a 500 persone, le altre seguono in diretta dai 14 maxischermi sparsi per la città. Gli invitati ricevono il libretto e un ricordo all'ingresso, indossano abiti sobri per lo più, con qualche rara eccezione. Ci sono il prefetto di Bari Nunziante, quattro vescovi, Pasquale Natuzzi, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine in uniforme di gala. Il maestro sale sul palco, sottolinea l'importanza storica della serata in un paese, dice, dove tanti teatri storici sono chiusi e le orchestre rischiano di morire, riferimento e a quella di Lecce. Chiude col motto dei Templari: la porta del teatro è aperta, il nostro cuore ancora di più, e il pubblico lo sente.